Ciao a tutti ragazzi, io sono Cocorì e oggi andiamo avanti con un nuovo episodio di House Flipper. Continuiamo a ristrutturare la nostra casa alluvionata. Vi faccio rifare anche un piccolo tour per vedere quello che abbiamo fatto finora, per fare un piccolo ripassino, visto che è passato un po' di tempo dall'ultimo episodio di questa ristrutturazione. Quindi ovviamente all'esterno dobbiamo ancora fare tutto. Infatti possiamo ancora vedere le tracce dell'alluvione lungo le pareti. Quello che abbiamo fatto è stato intanto cominciare a ristrutturare gli interni e vediamo cosa abbiamo fatto fino ad adesso. Quindi chiudiamo la porta. Quindi nello scorso episodio abbiamo ristrutturato tutta la zona dell'ingresso, abbiamo creato anche questa zona studio. Negli episodi precedenti abbiamo completato anche tutta la zona giorno, qui abbiamo aperto e creato un unico grande spazio e abbiamo creato quindi qui la zona salotto e qui invece la zona cucina e sala da pranzo con anche il bancone e tutti insomma gli utensili per la cucina e guardiamo anche una visuale da quest'altra prospettiva. Abbiamo già messo anche le porte nuove, anche quella che dà sul retro e nello scorso episodio abbiamo anche completato la ristrutturazione del bagno. Eccolo qua, dove abbiamo messo la cabina doccia. Da questa parte abbiamo la lavatrice e la zona del lavandino. Magari chiudiamo la porta da questa parte così vediamo il bagno in tutta la sua completezza. Quindi eccolo qua, zona lavandino con queste bellissime mattonelle che io adoro. E quindi abbiamo completato di qua anche questa ristrutturazione. Quello che ci manca da completare, ragazzi, sono le due camere da letto. Quindi questa sarà la camera da letto principale, abbiamo già ridiviso un po' di spazi, e qui invece vorrei ricavare una cameretta. Immaginando questa casa come una casa per una famiglia, come una trifamiliare con genitori e figlio al seguito. Quindi direi di cominciare con la camera da letto. Quindi tiriamo fuori un attimo queste cose, lo stucco lo lascio perché tanto ci servirà. Come prima cosa andiamo a mettere una bella luce sicuramente. Allora, vediamo, alcuni di questi sono molti, molto belli, ma costano anche tantissimo. Non volevo andare su qualcosa di troppo costoso effettivamente. Quindi vediamo un po', per esempio questo sarebbe interessante, ma costa decisamente troppo. Quindi andiamo su qualcosa di un pochino più abbordabile. Magari una di queste può essere carina, per esempio. Vediamo, anche l'interno lo facciamo sul chiaro, così. Ok, parecchio lucida. No, facciamola chiara. Vediamo come ci sta. No, non mi fa impazzire però, è un pochino troppo alta. Va bene ragazzi, se no andiamo anche sulla camera da letto a questo giro su queste che abbiamo già usato nell'ingresso e poi insomma casomai la cambiamo perché mi piacciono fare una bella luce e costano anche il giusto e sono, insomma, si abbinano bene in ogni contesto. Mettiamo gli impianti, anche qui mettiamo dei bei pulsantoni. Qui mettiamo quello doppio magari. E facciamo così, accendiamo. Ok, perfetto. Allora andiamo subito a stuccare le pareti e andiamo quindi a fare questo primo passaggio preliminare e poi cominciamo a fare una riflessione su come poter colorare le pareti e anche il pavimento, così vediamo che personalità dare alla nostra camera da letto principale patronale. Ok, l'abbiamo passato dappertutto, direi. Quindi lo stucco lo possiamo appoggiare fuori. Qui abbiamo i colori che abbiamo usato rispettivamente per la zona giorno e per il bagno. Però vediamo magari se alla camera da letto dare un'altra personalità. Qui abbiamo messo un pavimento scuro, però magari in camera da letto potremmo andare anche su un parquet un pochino più chiaro. Rimarrei sempre sul legno, sinceramente. Però magari mettiamo un parquet. Questo può essere interessante, per esempio. Vediamo com'è. Sì, per una camera da letto ci può stare. È più chiaro rispetto a quello che abbiamo usato di qua, però secondo me sì, può essere interessante. Ok, sì, direi che ci sta, mi piace. Mi piace. E vediamo anche le pareti, come le possiamo fare. Allora, anche qui userei una tinta. Non so se fare tutto uniforme, fare allora. Allora, io pensavo che il letto lo possiamo mettere qui sotto a questa finestra, lo mettiamo in questa direzione e quindi magari possiamo fare che questa che è la parete principale dove andremo a mettere il letto,
la facciamo di un colore un pochino più scuro e queste altre pareti invece magari le facciamo un po' più chiare. Quindi vediamo un pochino, andrei sempre su diciamo sfumature del giallo marrone sicuramente, però magari qualcosa di un pochino più chiaro. Quindi possiamo provare con un pesca chiara. Fatemi vedere, devo fare una prova per vedere come sembra. Non lo so, forse qualcosa più sul beige in camera da letto. Proviamo un mandorla sabbia. Sto spendendo un sacco di tinta, ma vabbè. Vediamo se ci sta meglio. No, è troppo sabbioso. Troppo sabbioso, no, è troppo scuro. No, voglio rimanere su qualcosa di un po' più chiaro. Limone sbiadito, fatemi vedere com'è il limone sbiadito. Questo sarà troppo giallo. Infatti, no, va bene. Facciamo dei colori un pochino più neutri, ragazzi. Facciamo un crema chiara e un beige, direi meglio. Facciamo un beige naturale. E questi li vendiamo, no, non mi piacciono, sono troppo scuri. Volevo rimanere comunque su colori abbastanza neutri. Voglio provare anche il rame monetina, ragazzi, ormai le provo tutte. Che volevo dare un tocco di colore in più. Questo non è male, non mi dispiace. Dai, va bene, teniamo questa come parete principale. Vediamo un po' come va. Se il risultato finale di insieme mi piace. Quindi questa la facciamo così. Ok, questa la lasciamo così e queste altre le proviamo a fare in questa colorazione che è la crema chiara in teoria. Quindi vediamo se fa un bello stacco. Perché bianche bianche no, perché almeno riprendono un pochino il tono del pavimento, diciamo. Quindi vediamo se così ci sta bene. Ok, ragazzi, sì, direi che mi piace, non mi dispiace affatto. Magari questo angoletto qui potremmo riprenderlo con lo stesso colore per creare un po' di movimento, vediamo se ci sta bene. No, ho sbagliato. Volevo prendere quel pezzettino lì. Ok. Sì, dai, ci può stare, ci può stare. Quindi a questo punto dobbiamo mettere il letto assolutamente. Quanta tinta, ragazzi, quanta tinta. Ok, però sì, mi piace, dà un bel tocco interessante di colore. Quindi mettiamo un bel letto. Andiamo su mobilie e ci scegliamo un bel letto. Oh, che bello, ragazzi, hanno aggiunto anche i letti a castello. Quindi volendo potremmo anche farla diventare una cameretta per due, la cameretta per i bimbi. Vediamo, questi li adoro tantissimo, sono bellissimi. Va bene, comunque, vediamo un letto matrimoniale. Questo vediamo un pochino che combinazioni ci sono, perché può essere carino. Allora, cominciamo con il legno. Allora, dato che abbiamo messo una parete un po' più scura, possiamo anche mettere un legno più chiaro che faccia da contrasto. Poi, che colori abbiamo? Vediamo, possiamo fare qualcosa. Allora, vediamo, no, il copriletto. E avremo anche il cuscino in abbinata, ma non di questo copriletto. Però sapete cosa? Questo stesso Orion c'è anche in versione per bambini, che secondo me ha dei colori molto più belli, effettivamente. Vi devo dire la verità. Quindi invece lo prenderei così, perché mi piace di più il colore del copriletto. Che sì, secondo me una cosa del genere può avere più senso, mi piace di più. Perché comunque abbiamo già la parete che ha un colore abbastanza tosto, quindi un letto più neutro così che riprende poi le pareti mi piace di più effettivamente. E vediamo dei comodini abbinati a questo punto. Allora, per esempio, questo si abbinerebbe molto bene di questo colore qui. Si abbina molto bene al legno del nostro letto. Quindi ne mettiamo uno qua e prendiamo la variante destra dall'altra parte. Perfetto.
Sì, direi che ci sta perfettamente. Ok, benissimo. Adesso vediamo di mettere una bella tenda sopra il letto. Proviamo a mettere questa con i fiori grigi. No, è troppo grande, decisamente. Dobbiamo mettere la variante corta, in effetti, quindi questa qui. Vediamo i fiori grigi se ci stanno bene. Proviamo. La montiamo e vediamo come pare. Ok, sì, direi che ci sta bene, spezza con la parete. Perfetto. E andiamo a mettere una identica anche da quest'altra parte, sicuramente. Quindi ne mettiamo un'altra qui. Ok, benissimo. Quindi le tende le abbiamo messe, adesso dobbiamo capire dove mettere un cassettone o un armadio e finire un po' di decorare questa stanza che non è effettivamente grandissima. Quindi io direi che magari qui possiamo individuare lo spazio per un armadio cassettone. Vediamo un pochino tra le mobilie, magari ecco un mobile di questi ci può stare bene. Questo è già un po' più grande, quindi non lo so, però questo qui, per esempio, secondo me ci può stare molto bene. Magari in questa colorazione, vediamo un po'. Sì, qui ci starebbe. Sarebbe probabilmente anche un pochino più attaccato alla parete, esatto. E sì, dai, può avere senso che qui ci sia l'armadio. Ok, qui magari mettiamo un bel radiatore. Sapete che sotto le finestre mi piace mettere i radiatori. Quindi mettiamo l'impianto. Eccolo qui, lo mettiamo proprio qui sotto la finestra e ci montiamo sopra il radiatore, ovviamente. Ne prendiamo uno di quelli più piccoli. Ok, e qui invece vorrei mettere una zona specchio, magari di quelli a terra, non so se ci sono degli specchi da mettere a terra, però lo scopriremo subito. Sì, c'è questo qui. Ok, non costa neanche tantissimo, facciamo un pochino più chiaro e dai, sì, lo mettiamo qui a riempire quest'angolo, visto che qui abbiamo l'armadio, qui mettiamo un bello specchio ad angolo così, direi che ci sta. Perfetto, qui mettiamo le abat-jour sui comodini sicuramente. Quindi andiamo su lampade, applique, anzi no, su quelle da terra. Io metterei una di queste. Proverei una combinazione del genere, vediamo come ci stanno, che riprendono il colore delle pareti. Sì, dai, ci sta. Facciamole così. Ok, perfetto. Poi qui mettiamo un bel quadro a decorare, sicuramente. Un bel quadro molto grande. Quindi andiamo su foto e quadri. Anche questo è bello, possiamo sceglierlo in varie dimensioni. Proviamo quella large. Ok, large è decisamente grande, un po' troppo. Forse a noi è sufficiente una dimensione media, sì, infatti. Quindi lo mettiamo qui. Oh, che bello! Bellissimo, molto rilassante. Al centro della parete, direi che sì, ci sta perfettamente. Qui farei che lo specchio lo giriamo anche un pelino di più così. Qui ci metterei una piantina. Una di queste, no, troppo grande. No, va bene, allora mettiamo la nostra yucca, che è sempre una certezza, eccola qui. Mettiamo una yucca e ne mettiamo un'altra qua sul davanzale, una piccina. Mettiamo una di queste piccolette. Ok, perfetto. Mettiamo il tappeto e basta, ragazzi. Direi che qui ci siamo, perché poi dobbiamo anche non esagerare, insomma, perché sennò andiamo a spendere troppo. Quindi vediamo se c'è qualcosa che ci può star bene. Anche uno di questi può essere carino con questa fantasia a righe. Va bene, mettiamo questo qui, così un po' sporgente a decorare. E direi che con la camera da letto ci siamo. Alla fine è accogliente, devo dire. Ha un po' dei toni anche caldi e è carina, insomma, è carina, secondo me si abbina col resto, con lo stile della casa. Dai, va bene, ci sta. Ci sta, ci sta. Quindi camera da letto completata, ragazzi. Adesso andiamo sulla cameretta e ci sbizzarriamo un pochino. Ok.
Allora, prima di tutto anche qui andiamo a mettere una bella luce, quindi qui magari possiamo anche mettere qualcosa di un pochino più particolare. Andiamo a vedere le lampade. Che carine queste, però quanto saranno grandi. Ah, queste sono da attaccare. No, da mettere in terra. Veramente, sono da mettere sulla superficie, ok? Sono tipo... Sì, sono lampade da terra, infatti. Quindi no, va bene, comunque vediamo delle lampade da soffitto intanto. Per la cameretta dei bimbi ci sarebbe questa con tutte le lampadine colorate. O se no questa è per bambini stellina. Che carina, bellina. Mi piace un sacco. E ragazzi, ho voglia di fare una cameretta rosa. Quindi mettiamo la lampada rosa. Però parecchio rosa effettivamente questa. Vediamo un colore più neutro, però rimane troppo neutro. No, dai, la mettiamo bella rosa, ok? Ho deciso che il tema di questa stanza è il rosa. Basta. Quindi facciamo così e mettiamo l'interruttore. Lo mettiamo qui in quest'angolo. Quindi mettiamo impianti. Anche qui mettiamo il pulsantone. Ok, e accendiamo. Perfetto, che bella luce, che carina. Ok, allora prendiamo il nostro fedele stucco e andiamo subito a stuccare tutte le pareti che necessitano di una bella stuccata. Quindi eccoci qua, là. Che soddisfazione mettere lo stucco, che bello. Non vedo l'ora di vedere il prima e il dopo una volta completata per vedere proprio la differenza. Perché era messa veramente male questa casa, ragazzi. Allora, mi sembra di aver stuccato tutto. Sì, dovremmo esserci. Quindi a questo punto andiamo a dipingere. Quindi, come vi dicevo, volevo fare qualcosa sul rosa. Allora, andiamo intanto a scegliere il pavimento. Magari per i bimbi facciamo anche un pavimento bello chiaro, perché no? Quindi andiamo su pannelli, sempre sul legno. La moquette mi rifiuto di metterla. Potremmo mettere anche un bel laminato bianco, semplice semplice, perché no? Ci sta, dai. Mettiamo questo. Facciamo un bel pavimento chiaro, bellino, sì. Ce lo vedo per una camera dei bimbi. E andiamo invece a scegliere un bel colore per le pareti. Allora, fatemi riflettere, perché volendo c'è anche della carta d'apparati, eh? Ragazzi, potremmo anche mettere della carta d'apparati. Vediamo se c'è qualcosa a tema bimbi. No, in realtà non c'è niente. C'è questa con le onde, ma è più... non lo so. È più giappo in realtà che non stile bimbi. No, pensavo ci fosse qualcosa a tema bambini. C'è questo con le stelle, però no, troppo scura. No, allora niente, allora andiamo su delle pitture sicuramente. E non facciamo tutto di un colore anche qui magari facciamo una parete di un colore e le altre di un tono più chiaro. Quindi anche qui farei questa qui davanti, quella un po' più di un tono più scuro e l'altra un po' più chiara. Quindi prendiamo un bel rosa assolutamente. Facciamo proprio un bel rosa pastello, ragazzi, per diciamo il colore prevalente. E poi il resto facciamo un nebbia rosa, che in teoria dovrebbe essere molto più tenue. E vediamo, proviamo un pochino a vedere come va. È molto rosa questa parete. Decisamente rosa. Però ci sta, dai, ci sta. Voglio fare qualcosa di un po' più carico per una camera dei bimbi. Ok, sì, ci sta, è carina. E qui facciamo invece un rosa più attenuato. Ok, è molto rosa questa stanza. Decisamente, va bene, però facciamo qualcosa di diverso, ragazzi. Qui ho dimenticato di finire di mettere il pavimento invece. Ho dimenticato di finire il pavimento, rimediamo subito. Ok, perfetto. Bene, vendiamo tutte queste vernici a questo punto, tanto abbiamo finito tutto quanto, perfetto. E a questo punto niente, ci prepariamo a decorarla.
Ci proviamo a decorarle, quindi ci possiamo sbizzarrire un pochino. Allora, dobbiamo mettere sicuramente un lettino. Vediamo anche le cose che hanno aggiunto. Voglio provare a mettere quelle nuove, che hanno messo queste strutture qui. Volevo provare una di queste, con il letto sopra e sotto la scrivania. Volevo vedere se c'è qualcosa. Ok, sì, c'è un bel rosa pastello. Perfetto. Quindi voglio provare a vedere una variante di questo tipo. Le scale non le posso colorare, però fatemi capire, devono rimanere blu, non ha senso questa cosa. Ah no, ecco i dettagli, perfetto. No, vabbè, ma che carina! Troppo carina, quindi lo facciamo che è una cameretta per un bimbo o una bimba, diciamo già di un'età un po' più grandicella, dai, quindi non mettiamo la culla, ma mettiamo un lettino. Serio. Dobbiamo scegliere ovviamente una parete che non abbia finestre, quindi la migliore effettivamente è questa qui. No, però effettivamente per come è strutturata la cameretta, uno appena entra si ritrova questa cosa qui. No, non è il massimo. Dai, facciamo una coppia di neosposini. Mettiamo un lettino culla a questo giro, facciamo un lettino per un bimbo o una bimba più piccole. Vediamo un po'. Ci sarebbe anche la culla fatta così, che è molto carina, una di quelle nuove che hanno aggiunto. Perché le culle abbiamo queste, o se no queste qui proprio più semplici. Queste che comunque sono molto carine, eh. Queste costicchiano anche di più, in effetti, effettivamente. Vediamo quanto è grande. Allora, vorrei appunto riprendere i colori del rosa. Bellino anche il lettino così. Qui facciamo un rosa pastello. Vediamo un po'. Sì, ci sta sotto la finestra, ok. Quindi volendo potremmo mettere anche una culla di questo genere, di queste nuove. Se no, c'è anche questa che è molto carina, ragazzi, che a me piace. Ed ha questi colori sempre pastello. Sì, no, preferisco una di queste. Un po' più uno stile più classico, che c'è cioè un mix di classico e moderno, un po' come anche la camera da letto e anche il resto della casa. Secondo me si abbina di più come stile. Ok, allora mettiamo la culla. Mettiamo le tende, sicuramente prima. E qui ci possiamo sbizzarrire un pochino. Allora, andiamo su porte e finestre, tende e persiane. Qui mettiamo qualcosa di molto molto puccioso invece. Allora, vediamo. Anche se in realtà questa qui con gli orsacchiotti c'è solo in versione blu che non mi si abbina. E allora la mettiamo con i fiorellini delicati. Questi qui. Sì, ci sta. Ci sta. Mettiamo questa tendina qui. Sì, carina per una cameretta per i bimbi. Allora, la mettiamo anche di qua uguale. Perfetto. E però devo dire la verità, possiamo anche fare che questa è una cameretta per due ragazzi, un lettino piccolino, secondo me ce la possiamo mettere un altro lettino. Per esempio, questo può essere carino. Magari così. In questa versione, che carino che c'ha le pecorelle sulla testata del letto. No, vabbè, carinissimo. Ci sta, dai, che siano due bimbi o due bimbe di età differente, quindi quella culla invece con il lettino. Allora, mettiamo il lettino di qua perché sicuramente la discesa è da questa parte qui. Quindi possiamo mettere qui il lettino. Qui possiamo mettere la culla. Qui una bella poltrona dove sedersi per vegliare sul bimbo, vediamo se riusciamo a trovare qualcosa, una bella poltroncina, anche una bella sedia a dondolo, perché no? Effettivamente ci sta, spostiamo più in qua la culla e qui nell'angolo mettiamo questa bella sedia, effettivamente. Poi di qua invece mettiamo un bel comodino per questo lettino, ok, lo mettiamo su così e ci mettiamo su una bella lucina di quelle carine che abbiamo visto a questo punto. Facciamo le app, no, erano da terra. Oddio, questo è bellissimo. Carino.
Carinissimo, sì, assolutamente, assolutamente, questa giudicata è troppo carina. Ok, perfetto. Quindi mettiamo questa. Poi qui vediamo se possiamo mettere una zona tipo anche scrivania. Vediamo un pochino se troviamo qualcosa di interessante. Anzi, no, mettiamo sicuramente questo bel comò. Vediamo se ci sono. Sì, i colori, perfetto. Pastello, benissimo. E il legno lo mettiamo bianco come il lettino, ok. Perfetto, mettiamo qui un bel cassettone. Però ragazzi, vero è che ci vuole anche un bel fasciatoio effettivamente per il piccoletto, la piccoletta. E questo è delizioso, effettivamente sarebbe proprio il suo. Ok, sì. Però è gigantesco, quindi al posto del comò mettiamo direttamente il fasciatoio che fa anche da comò. Sì, direi che è la soluzione migliore perché sennò non abbiamo abbastanza posto per entrambi. Sì, dai, mettiamo qui il mobile fasciatoio. Ci sta. Perfetto, perché occupa un bel po' di spazio. L'alternativa, se no, era metterlo tipo qui al posto dell'asdraio o addirittura spostare la culla verso il muro e mettere il fasciatoio qui. Però all'entrata è abbastanza bruttina la cosa, quindi no, è meglio così. Preferisco, sì, sta meglio. Va bene, niente, quindi a questo punto dobbiamo mettere un po' di zona giochi. Magari qui mettiamo un bel mobiletto dove mettere un po' di giochini tipo questo, oppure anche questa libreria è carina. Avevo visto anche dei mobiletti a scala. Ecco, tipo questi qui. Questa libreria così. Può essere carina che ci mettiamo sopra i giochini. Rimane in teoria abbastanza a muro, sì. Quindi sì, dai, la mettiamo così. E qui ci mettiamo un bel po' di giochini. Quindi andiamo sugli accessori e cerchiamo un po' di giocattolini. Cos'è questa cosa carinissima? Bellina. Non ho idea di a che cosa serve, però è carina. Allora, no, vediamo un po'. No, c'è anche la cucina per bambini, ma è bellissima questa cosa. È troppo carina, no, la devo mettere. La devo assolutamente mettere. C'è anche una casa per le bambole, tipo. Il cavallo a dondolo, no, vabbè, troppo carino. Troppo, troppo carino. Guardate quante cose. La casa per. No, allora niente, via. Via la libreria, chi se ne importa. E mettiamo i giochini. Troppo bellini. Allora, cominciamo con una casa per le bambole. Mettiamo un altro tavolino. Allora, compro anche la cucina che tanto so che la voglio e ora trovo il modo di sistemarla. Prendiamo un tavolino di questi, lo facciamo così. Perfetto. Appoggiamo qui, spostiamo un po' il fasciatoio di qua. Ok. Quindi qui ci mettiamo questo bel tavolino e ci mettiamo sulla casa delle bambole. Perfetto. Almeno questa sta qui. Poi qui mettiamo la mini cucina. Che è troppo bellina. Io adoravo tutti questi aggeggi da bambina. Ce l'avevo la mini cucina, la casa delle Barbie, tutte queste cose. Veramente ci andavo matta. Perfetto. Guardate, è troppo bella. È bellissima, mio Dio. Poi mettiamo un bel tappeto. E ora poi aggiungiamo altri giochi sul tappeto. Mettiamo un bel tappetone. Tipo questo, vediamo un po' come ci sta. Sì, ci sta bene, è carino questo tappetone. Lo mettiamo così. Bello, nel mezzo. Oh, che meraviglia. E qui ora ci andiamo a mettere altri giochini. Allora, mettiamo questo bellissimo passeggino per le bambole. Troppo, troppo carino. Lo facciamo così, bellissimo. Quindi lo mettiamo qui nel mezzo. Ok. Poi ancora mettiamo questo bellissimo coniglietto. Facciamo così. Lo mettiamo nella culla. Ecco qua, che carino, bellino. E poi vediamo cos'altro possiamo mettere ancora. Vediamo se riusciamo a mettere anche
Il cavalluccio a dondolo, magari, lo mettiamo così un pochino più chiaro, va bene. Eh sì, dai, perfetto. Allora mettiamo magari allora il passeggino qui e il cavalluccio a dondolo qua così. E bellissimo, bellissimo. Ok, decoriamo un po' queste pareti, mettiamo un paio di quadri, di quadrette di decorazioni perché sono un po' spoglie. E poi abbiamo finito, ragazzi, anche qui direi che ci siamo. Allora, possiamo mettere questo quadretto che mi sembra perfetto per una cameretta. Vediamo delle dimensioni medie come sono. Possiamo anche prenderlo più grande. Vediamo large. Sì, anche più grande ci può stare. E magari questo quadro ci sta bene qua sopra la culla, secondo me. Sì, ci può stare bene. Così. Qui magari possiamo mettere anche delle mensoline. Per metterci sopra qualche giochino, vediamo un po'. Mettiamo qualcosa, vediamo tra pendente, cosa abbiamo. Possiamo mettere una mensola con sopra un altro quadretto. Questo è molto carino, con questo paesaggio molto fantasy. Vediamo un... no, medio è molto grande, oddio. Sarebbe bene, aspetta, di dimensioni small. Sarebbe bene anche qui, però sta bene anche qua. Come paesaggio fantastico, quasi quasi. Allora metterei questo quadretto qua sopra. Qui ci mettiamo questo bel quadro grande grande, così. Qui possiamo mettere questo quadretto e magari una piantina, però lo mettiamo magari così. E qui mettiamo degli altri accessori. Vediamo anche se c'è qualche giocattolino che possiamo appoggiare magari. Tipo anche questa bambola. Vediamo quanto è grande. Possiamo mettere la bambola qui e una pianta dietro. Ok, ragazzi, allora l'ho riassemblata così. Ho messo qua la pianta, qui a questa finestra. E ho spostato, ho invertito la cucinina, l'ho messa qui. E qui ho messo invece la casa delle bambole. Qui ho fatto questo angoletto col quadro, una bambola e questa bella piantina. E di qua quest'altro quadro. Magari qui possiamo mettere un'altra bella lampada a muro. Vediamo se troviamo qualcosa sempre di Caruccio, o magari anche un bello specchio, effettivamente. Andiamo nelle applique. Nelle applique non c'è nulla di particolare, allora magari effettivamente possiamo anche vedere per uno specchio. Magari ne mettiamo anche uno semplice, semplice, così. Ok, perfetto, ragazzi, io direi che anche con la cameretta ci siamo, basta, è già bella. Bella piena di roba e quindi direi che ci siamo. Quindi riguardiamocene un attimo. Allora, questa, rivediamo la nostra camera da letto. Chiudiamo anche la porta. Quindi questa è la nostra camera da letto ristrutturata. Eccola qui, qui abbiamo il nostro armadio. Non mi dispiace, riguardandola non mi dispiace affatto. E di qua invece abbiamo la nostra bella cameretta. Eccola qui, tutta bella accessoriata e quindi è una cameretta per due e di diverse fasce di età con tutti i giochini. Mi piace tantissimo, è troppo troppo carina. Mi piacciono un sacco i giochini proprio. Si può anche usare il cavalluccio e ci possiamo anche sedere sulla sedia a dondolo. Oh, che bello. Quindi sì, ragazzi, direi che ci siamo. Quindi abbiamo ufficialmente completato gli interni della nostra casa. A questo punto, direi che nel prossimo episodio, possiamo finalmente cominciare a dedicarci agli esterni. Io intanto me la sto riguardando perché mi piace proprio come è venuta questa casetta, come sta venendo. Prossimo episodio, quindi, cominciamo a dedicarci agli esterni perché c'è da fare tutto, da ristrutturare tutta la parete qui della casa che è ancora tutta alluvionata e poi c'è da sfruttare tutto questo bel giardino che avevamo già trovato. Effettivamente col prato falciato ha uno spazio discreto, quindi possiamo cominciare a sfruttarlo anche perché vorrei addobbare anche il giardino, visto che appunto abbiamo dei bimbi in casa, con, o comunque insomma questa casa la stiamo concettualizzando per comunque una famiglia con bimbi, per vedere anche un po' di oggettistica per il giardino con i giochini da giardino, quindi insomma vedremo delle altre cosine nuove che finora non abbiamo visto.
Quindi io per questo episodio direi che ci possiamo fermare qui, ragazzi. Mi fermo con l'inquadratura su questa cameretta che mi piace tantissimo. E quindi niente, ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio lavoriamo sugli esterni. Abbiamo completato finalmente gli arredi degli interni della casa, della nostra casa all'ovinata. Quindi mi fermo qui per questo episodio. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate con un piacere nei commenti. E noi quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti, ragazzi!